Terzo video della serie dedicato ai tips and tricks. Nel volo non esistono regole fisse, però ci sono situazioni che nel corso degli anni ormai sono consolidate, situazioni che chi vola da un po' conosce benissimo, magari chi vola da meno può trovare invece un pochettino più interessanti. Prima situazione che analizzo, regola decisionale di quando si entra in termica, sia una termica in pianura sia in montagna, supponiamo liberi dal costone, e c'è una componente di vento. Allora, qual è il consiglio in questo caso qua? Il consiglio è quello di virare sopra vento. L'idea è quella che io cerco di limitare l'errore, cioè non posso sapere se la termica dove mi trovo è alla mia destra o alla mia sinistra, ovvero se è sopra vento o sotto vento. Se viro sopra vento limiterò l'errore nel caso in cui abbia giudicato erroneamente la parte in cui è la termica. Quindi supponiamo che io viri sopra vento, succede che nel tratto di volo in cui sono fuori dalla termica, quindi presumibilmente in discendenza, avrò che il vento mi limita questa zona qua, e nel momento in cui mi metterò di nuovo vento dietro sarò spinto e quindi rientrerò facilmente nella termica. Se invece sono nella situazione opposta e effettuo una virata sotto vento, succede che nel momento in cui esco dalla termica il vento mi sospingerà oltre e quindi il percorso che farò in discendenza sarà maggiore, e inoltre nel momento in cui mi troverò di nuovo vento fronte per tornare nella termica che ho mancato, avrò più difficoltà e quindi il tempo che percorrerò in discendenza sarà molto maggiore. Quindi l'idea che sta alla base di questo concetto è un'idea espressa da Julio Velasco in un articolo, che è quella che io non posso sostanzialmente evitare di fare degli errori, però posso scegliere che tipo di errore fare. In questo caso qua scelgo eventualmente di fare degli errori virando sopravvento quando mi trovo in questa situazione qua, perché gli errori sopravvento saranno inferiori agli errori che posso fare virando sottovento. Una situazione dove si è verificata questa ipotesi è stata durante questo volo qua. La virata è questa, la virata incriminata è questa, è stata effettuata, il vento chiaramente, qui siamo in bossola, il vento arrivava presumibilmente da sud, non so, sud-est, sud-ovest, comunque la componente chiaramente era verso il costone della bossola. La virata è stata effettuata sotto vento e il risultato è stato che per ritornare sopra vento il pilota ha incontrato molta discendenza, molta fatica per riuscire a ritornare sopra vento. Probabilmente se avesse effettuato la virata sopra vento magari non avrebbe trovato la termica, però avrebbe sicuramente limitato i danni, si sarebbe trovato in una posizione migliore e per rientrare verso il costone avrebbe avuto una componente di vento che avrebbe aiutato. In questo caso qua invece si sposta nel sottovento, trova della discendenza e fatica a rimontare il vento perdendo dei metri e quindi commettendo un errore più grave rispetto a quello che sarebbe accaduto se avesse deciso di virare a favore di vento. Seconda situazione, parliamo sempre di termica con vento. Può accadere, anzi accade sovente, che noi siamo costretti, magari per la quota oppure perché non abbiamo rimontato sufficientemente la termica sopra vento, a seguire un valore con molto scarroccio. Allora può succedere che il valore con molto scarroccio non faccia parte della termica principale e davanti a noi sopra vento parte una termica più forte. Questo è il caso,
il pilota ha continuato a seguire una termica che l'ha scarrocciato molto e quando l'ha rimontata ha trovato una termica molto migliore, che probabilmente era la stessa di prima, non scarrocciata. Quindi questa termica qua, la media di questa termica era 2 metri con un notevole scarroccio di 15 km all'ora da sud, rimontata sopravvento, termica con valore 2 metri e mezzo e uno scarroccio di solo 6 km all'ora. Questa situazione accade molto sovente. Il consiglio è quello in virata di cercare di esplorare il più possibile il limite della termica sopravvento, di stare molto attenti a osservare cosa accade intorno a voi. Magari un falchetto può segnalarvi che la termica migliore l'avete lasciata sopravvento e quindi immediatamente spostarsi sopravvento. E soprattutto avere la cognizione sempre di quanto vento c'è e della direzione del vento per poter comportarsi di conseguenza. Con mezzi dove si vola con venti più forti succede addirittura che quando il vento è superiore ai 30 km orari, in caso di colline non verticali, quindi tipo panettoni, le termiche partono, tendono a staccarsi ai piedi della collina, quindi questo effetto qua è amplificato. Succede che voi vi trovate a far dinamica in alto sulla collina, perdete soltanto del tempo. Se state cercando una termica, la termica molto probabilmente partirà ai piedi della collina. Terza situazione che analizzo è la traiettoria da seguire nel caso di un attraversamento di una valle, con brezza di valle, come in questo caso qua la Val d'Aosta. La traiettoria è una traiettoria parabolica, sia che mi trovo dalla Cavallaria ad andare verso D'Andrate o D'Andrate ad andare verso la Cavallaria, supponendo che il vento ci sia una certa brezza di valle, quindi una componente di vento che entra in Val d'Aosta. La traiettoria deve essere parabolica perché l'idea è quella di guadagnare sopravvento quando si è alti con meno brezza di valle, quindi più facilità a guadagnare sopravvento, e poi dopo ritornare sul costone magari spinti leggermente dalla brezza di valle che si incontra successivamente ad una quota inferiore. L'idea di guadagnare del sopravvento addirittura a discapito di una quota può essere vista meglio in un'altra situazione, ad esempio a Bielmonte nella panoramica Zegna. Si cerca sempre di uscire fuori e trovare una termica su questa montagna che è distaccata rispetto alla panoramica Zegna, non tanto per fare metri in più, è probabile che se anziché scegliere questa montagna andassi qua dietro troverei delle condizioni migliori, riuscirei a fare qualche metro in più rispetto a che una termica trovata qui fuori, ma semplicemente per riuscire a guadagnare del sopravvento e quindi fare più agevolmente questa traiettoria. Quarta situazione si è verificata questa settimana in Val di Lanzo. Una cosa che pensavo fosse abbastanza chiara a tutti i piloti, ma poi discutendone invece non era così chiara. Quando si verifica, come dalla fotografia, che c'è una linea netta di demarcazione tra la neve e il terreno, quello è il punto dove staccano le termiche. C'è una notevole differenza di temperatura data dal fatto che sopra abbiamo della neve, sotto il terreno è più caldo, e il punto di massima differenza di temperatura, no, di massima differenza di temperatura no, però un punto di differenza di temperatura è quello dato dalla linea di demarcazione tra neve e terreno asciutto. Quello è il punto dove bisogna stare in una valle come quella di Lanzo. In una situazione del genere le termiche staccano lì, non staccano come invece succede d'estate, più dentro la valle, più sulle montagne alte. Quinto ed ultimo punto,
salire a costone facendo gli otto. Io quando ho iniziato a volare in deltaplano, in situazioni di vento forte tipo al Monte Cucco in Umbria, il consiglio che mi è stato dato era quello: se non riesci, se non sei sicuro a fare un 360, fai un 8. Col deltaplano è una cosa molto dispendiosa che non funziona molto bene. Col parapendio invece è molto semplice riuscire a fare gli 8, io reputo che sia più sicuro, si usa meno comando, quindi si evita il rischio, si limita il rischio di un possibile negativo in caso di un 360 dove calcolato male, dove per riuscire a starci dentro sono costretto a accentuare il trazionamento del comando. Posso sfruttare l'effetto pendolo che ha il parapendio, quindi riuscire a attraverso lo spostamento del peso del corpo a essere molto efficace con gli 8, e la velocità lenta del parapendio fa sì che quando io sto effettuando la virata non mi distanzi mai molto dal costone. Quindi un consiglio è quello che se non siete sicuri di fare un 360, tranquillamente col parapendio l'idea di fare l'8 va benissimo, è una manovra efficace quanto il 360, in certe situazioni secondo me anche più efficace. Unica avvertenza: se c'è un altro mezzo assieme a voi che preferisce fare i 360, bisogna dare la precedenza a quel mezzo lì, quindi adeguarsi e fare i 360, perché altrimenti ci sono troppi punti dove né un pilota né l'altro riescono a vedersi. Quindi soprattutto se siete assieme a un deltaplano, o capiterà raramente, ad un agliante, anche se preferite fare gli 8, in quel caso lì bisogna adeguarsi e fare i 360. Questi erano alcuni tips and tricks del volo. Vi consiglio questo articolo di Giulio Velasco, lo Zen e la pallavolo, e se avete voglia guardate anche i video sempre di Velasco su YouTube, ce ne sono differenti, io li trovo brillanti, una persona piacevole da ascoltare che può regalare dei consigli utili per lo sport in generale, non solo per la pallavolo. E alla prossima!